Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Io mi chiamo Cristina del blog UNESCO con Cristina e in questa nuova puntata percorreremo insieme un sentiero molto interessante, ricco di storia ma anche facile, che ci porterà dapprima a scoprire il castello del Vescovo e poi a percorrere un'antica via Crucis, probabilmente del 1700. Dove mi trovo? Mi trovo nel comune di Vittorio Veneto e precisamente nella piazza principale di Ceneda, piazza Giovanni Paolo I, e proprio da qui si diparte la via che noi adesso stiamo per percorrere e che ci porterà appunto a conoscere questi aspetti della città. Seguitemi anche dopo la sigla. Allora, il nostro percorso comincia da Via Brevia, che è una via che si diparte proprio di fianco al Museo della Battaglia. Questa via prende il nome da il Vescovo Brevio, che nel 1506 decise di costruirla proprio per facilitare il collegamento con il castello. Stiamo ancora percorrendo la Via Brevia, ma davvero ogni pochi passi c'è qualcosa da raccontare e quindi mi sono fermata per parlarvi un po' delle rovine che vedete alle mie spalle. Si chiamano, qui sono conosciute con il nome di palazzi, cioè palazzi, e effettivamente appartenevano alla nobile famiglia dei Dacollo e nel 1179 qui soggiornò per qualche giorno l'imperatore Federico Barbarossa, che era venuto a Ceneda per incontrare appunto il vescovo. Eccoci qui, allora siamo arrivati al castello di San Martino, che è sede vescovile dal 962 d.C., quindi pensate un po' da quanto tempo. E in realtà però la fondazione di questa struttura risale molto probabilmente al periodo longobardo, quindi alla fine del VI secolo d.C. Sappiamo tuttavia che l'edificio venne distrutto nel 1418, quando gli Ungari arrivarono e misero a ferro e fuoco la città di Ceneda. Venne quindi ricostruito sul finire del 1500. Noi quindi adesso lasciamo il castello e ci dirigiamo a percorrere la Via Crucis. Thank you.
Allora ragazzi, dopo aver fatto la visita al castello, stiamo per percorrere la Via Crucis del 1735, che ci condurrà direttamente sulla sommità del colle dedicato a San Paolo. Ecco, venite con me allora. Allora, mentre stiamo salendo, prendo un attimo di fiato e vi mostro una cosa secondo me molto interessante, ovvero questa edicola, che è la più decorata tra tutte quelle che abbiamo visto sino adesso, presenta qui sopra due simboli, una veste e i dadi per il gioco. Chiaramente mi sono chiesta, ma come mai, che significato possono avere? E poi mi è venuto in mente che molto probabilmente fanno riferimento all'episodio della passione in cui i soldati si giocarono appunto le vesti di Gesù Cristo. Eccoci, finalmente siamo arrivati a destinazione, quindi abbiamo raggiunto la cima del colle dedicato a San Paolo, quindi colui che protegge, il santo che protegge dai terremoti. E niente, io vi ringrazio di essere stati anche in questa puntata in mia compagnia e ci vediamo presto, perché UNESCO con Cristina adesso si prenderà una piccola pausa, ma torneremo con la nuova stagione. Nel frattempo io vi invito a seguire sempre le mie pagine Instagram e Facebook per restare sempre aggiornati su eventi e curiosità legate al territorio. Ciao a tutti!